Fantozzi, come prima reazione a quella clamorosa delusione d'amore, chiese ed ottenne di farsi trasferire ad altro ufficio. Il lungo 7. Acqua. Regioniere. C14. Catania 14. Acqua. Il destino volle che lo mettessero nella stanza di un certo Folagra, la pecora nera, anzi, la pecora rossa della ditta. Questi era un giovane intellettuale di estrema sinistra, che tutti, Fantozzi compreso, avevano sempre schivato per paura di essere compromessi agli occhi dei feroci padroni. Fu proprio attraverso il contatto con questo Folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita, la politica. Ora è contro rivoluzione, non so se stato chiaro. E se tanto tu perdi il viso lo colpati in formazioni di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh! I comitati di quartiere, un'informazione alternativa precisa sulla quale noi dobbiamo. E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no? Cosa fai? Ti ho portato la vitella. No, la mangio dopo, lascia. Ma lasciami il latte. La cotolettina fredda. Prendo solo il latte adesso, vai a dormire, io devo studiare qui. Buonanotte. Dopo 3 mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente. O meglio, si incazzò come una bestia. Ma allora mi ha sempre preso per il culo! Chi ti ha sempre preso per il... Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni. Ti prego, Ugo. Altro che essere servile e riconoscente. Finché una mattina si presentò in ufficio coi capelli a mezzo collo e un misterioso pacchetto. Migliacchi! Ce l'avete tutti con me, ce l'avete! Ma che cosa avevo fatto io? 20 anni della mia vita! Ora vi faccio vedere, io vi faccio! Venite giù, venite! È stato lei, vero Fantozzi? Venga. Era il mega direttore galattico in persona, colui che nessun impiegato al mondo era mai riuscito soltanto a vedere. Correva anzi voce che non esistesse neppure, che non fosse un uomo, ma solo un'entità astratta. Verso il 19° piano ebbe una mostruosa allucinazione punitiva. Crocefisso in sala mensa.
scusi, questa è la sua stanza? Certo. Vabbè, ma le 100 piante di ficus e le poltrone di pelle umana e il grande acquario nel quale nuotano dei dipendenti sorteggiati. Voci, caro Fantozzi, messa in giro dalla propaganda sovversiva. Prego, si accomodi. Sì, sì, ma dove... dove andiamo? Si sieda, qui. Ma qui, al suo posto? Certo. Un sorso d'acqua, un tozzo di pane. Ma, scusi, Conte, io mangiare con lei? Ma certo. Che differenza c'è fra me e lei? Ma abbia pazienza. Ma come, che differenza c'è? Non mi vorrà mica dire, signor Duca, che siamo uguali io e lei. Voi siete i padroni, gli sfruttatori, noi invece siamo gli schiavi, i morti di fame. Oh, ma caro Fantozzi, è solo questione di intendersi, di terminologia. Lei dice padroni e io datori di lavoro. Lei dice sfruttatori e io dico benestanti. Lei dice morti di fame e io classe meno abbiente. Ma per il resto la penso esattamente come lei. Come? Altezza, come? Io, come lei, sono un uomo illuminato e sono convinto che a questo mondo ci sono molte ingiustizie da sanare. La penso esattamente come lei e come il nostro caro dipendente Folagra. Ma, mi scusi, sire, ma non mi vorrà dire che lei è, scusi il termine, sa, comunista? Proprio comunista? No. Vede, io sono un medio progressista. Ah. Ma in merito a tutte queste rivendicazioni e a tutte le ingiustizie che ci sono, lei che cosa consiglierebbe di fare, maestà? Ecco. Bisognerebbe che per ogni problema nuovo tutti gli uomini di buona volontà, come me e come lei, caro Fantozzi, cominciassero... La prego, si accomodi. E qui posso. Cominciassero a incontrarsi senza violenze in una serie di civili e democratiche riunioni, fino a che non saremo tutti d'accordo. Ma, mi scusi, santità, ma in questo modo ci vorranno almeno 1000 anni. Posso aspettare. Io. Grazie. Così allora le mancherebbe solo la poltrona di pelle umana. Pelle umana. Esatto. Il ragionier Forelli della contabilità, lo riconosco. Che bello. Però l'acquario da dipendenti non ce l'ha mica, eh? Esiste! L'acquario! Che meraviglia! Che spettacolo! Oh, ecco la sirena Bessi! E il meccanico Molly! E l'usciere Tritti sorteggiato. E ragionier Bulzoni, guarda. Vedo, santità, che le manca la triglia. Posso avere l'onore io? Va bene. Glielo concedo. Ah, grazie. Ma mi raccomando, sia sempre rispettoso e fedele. Sì, onnipotente.